Pioneer. Pioneer è la mamma di TAD. Cosa significa che è la mamma di TAD? Che è l'azienda sostanzialmente che ha messo il capitale in TAD. TAD invece è una realtà indipendente americana a Los Angeles, in modo particolare è posizionato il centro di ricerca di TAD, che lavora su la progettazione sia di diffusori che di elettroniche. In questo caso particolare, dopo il Top Audio, siamo nell'unica realtà italiana dove stiamo presentando un impianto completo TAD, composto dai diffusori E1, l'amplificatore finale di potenza M2005 e il preamplificatore C2000. Il preamplificatore digitale, infatti poi ascolteremo anche la musica liquida con il PC collegato direttamente al pre. E nel caso particolare, qui da Di Prinzo, per una scelta di Nino Di Prinzo e del suo team, si è deciso di utilizzare un lettore CD MBL legato a un convertitore M2 Tech, e anche lui in analogico poi rientra all'interno del preamplificatore TAD C2000. Per farci un po' l'orecchio, per capire bene o male cosa stiamo ascoltando, in modo tale da avere un'idea, io di solito parto con un CD che è abbastanza noto a tutti, che è il CD Pink Floyd, la versione 2003, e parto dal brano Time, che è forse il più conosciuto. Mi serve giusto perché, essendo un brano conosciuto, ci dà la possibilità di mettere un tratto di inizio sull'ascolto. Ah, scusate, a quest'ora della sera di solito mi esce l'animo giostraio, quindi tengo i volumi altissimi. Ditemi voi se è troppo alto, devo abbassare, non c'è problema, lo so, ma è così. Cioè, io quando arrivo alle verso 6:30, tutto il giorno che faccio demo, di solito poi arrivo alla fine che ho un volume, uno urlo, e due ho i volumi che sono stratosferici. Un po' con vari stili, vari generi, poi sentiremo anche il vinile, quindi ascolteremo un po' di proposte diverse. Dopo i Pink Floyd mi piacerebbe farvi sentire qualcosa, forse non della stessa epoca, forse sarà qualche anno prima, e vi faccio sentire la premiata Fonderia Marconi, i PFM. Però prima di arrivare ai PFM volevo raccontarvi due cose sui diffusori TAD. I diffusori TAD hanno una particolarità, la vedete qua davanti, hanno il tweeter e il midrange che sono montati all'interno dello stesso altoparlante con lo stesso complesso magnetico. Questa tecnologia deriva dall'ambito professionale e in modo particolare dalla R1, che è il diffusore che Mino ha qui praticamente credo da circa 2 anni come diffusore demo all'interno del negozio. Nel caso dell'R1, tweeter e midrange sono totalmente in beriglio. Questo cosa significa sostanzialmente? Significa avere sia un tweeter o un midrange che sono particolarmente rigidi, ma contemporaneamente anche molto leggeri, quindi si muovono molto rapidamente.
Purtroppo il berillio è estremamente costoso, la lavorazione del berillio è particolare. Quindi il prezzo di questi diffusori è importante, parliamo di una coppia di diffusori da 76.000 euro di listino. TAD lo scorso anno ha fatto un'altra versione con un prezzo un pochettino più basso, 49.000 euro, che sono le CR1, che sono dei diffusori da stand, da scaffale. Quest'anno presentiamo un diffusore che comunque è impegnativo, perché parliamo sempre di 28.000 euro come prezzo, però che cerca il più possibile di avvicinarsi come suono alle R1. Che cosa cambia dalle R1 alle E1, alle Evolution 1? Cambia il materiale con cui è fatto il midrange. Il tweeter rimane sempre in berillio, però il midrange in questo caso è fatto in magnesio. Quindi parliamo di un materiale che sostanzialmente è diverso. Chiudo solo. Caldo? No. Ok. Questa produzione fatta con Marco Lincetto. Per cui, però, Mino, scusa un attimo, mi lasci fare ancora un ascolto in CD, poi facciamo partire il vinile, proprio un minuto. No, volevo ricordarti che siamo la bacca è vinile, se uno viene qua dentro, poi esce fuori, se viene sentito neanche un vinile, la sa bene, almeno un vinile. Noi utilizziamo la mascherina per un problema di praticità, però in realtà oggi è tabacco e vinile, almeno un vinile, se ho sentito un vinile, un disco, un brano. Invece per bacco? Per bacco bisogna andare sopra. Il bacco è sopra e il tabacco fuori dal giardino. Super audio CD, però noi le stiamo ascoltando in modalità CD normale, perché il lettore della MBL legge solo i CD normali, quindi non lo state ascoltando in modo assolutamente tradizionale. Il brano che volevo proporvi è il numero 3 di Temptation, che anche questo è un brano decisamente famoso. L'idea di lavorare nel mondo professionale, quindi principalmente con gli studi di registrazione. Per cui una delle cose che mi piace tanto è quando ho la fortuna di avere chi magari l'incisione l'ha fatta e quindi l'ha sentita dall'inizio, la conosce dall'inizio. Di solito al Top Audio noi collaboriamo con Giulio Cesarelli di Fonè, che è poi colui che produce i dischi di Fonè, quindi conosce quello che ha registrato. Qui a Bacco, Tabacco e Venere stiamo collaborando con Marco Lincetto, che ha fatto prima le presentazioni, però volevo approfittare adesso della presenza di Paolo Lippe per farci raccontare un po' di questo album, che è uscito con etichetta Velvet Luna in disco vinile. Along the road of my lesson,
forse sì, no, il Luxman, aspetta. Ma forse il Luxman. L'estetica è del Luxman. Ci ho fatto proprio caso.